non è facile commentare una partita del genere in cui oggi è andato davvero tutto storto. Lei come se lo spieghi innanzitutto un passivo del genere e una prestazione così opaca, così deludente? Ma non me lo spiego, stavamo bene, al di là di questo io credo che noi eravamo entrati in partita assolutamente, abbiamo avuto sofferto un attimino il palleggio loro ci hanno un po' condizionato psicologicamente, non riesco a capire come, però devo capire quali sono state le cause di questa sconfitta. Sicuramente abbiamo aperto molto il campo, una squadra che ha ottimi palleggiatori e forse dovevamo scendere con una mentalità diversa sul campo. Si paga anche un po' forse lo sforzo dei 9 risultati utili consecutivi? Sì, anche questo può darsi, ma io credo che noi eravamo in condizione di poter fare molto bene le cose. E forse è mancata quella determinazione di solito che abbiamo. Loro sono venuti qui, hanno aperto molto il gioco, abbiamo subito il loro palleggio, ma io credo che dobbiamo analizzare questa sconfitta per bene. Mi rendo conto che può sembrare paradossale, ma può essere anche una sconfitta salutare per tenere tutti con i piedi per terra e pensare anzitutto alla salvezza. In settimana circolavano voci di playoff alimentate, perché no, anche noi dalla stampa, ma è il nostro lavoro giornalisticamente, però forse è il caso di pensare prima alla salvezza. Questa sconfitta dice anche questo forse? Ma guardi, la sconfitta per sé non è il 5-0 che mi è dà, il passivo. È il passivo che mi dà fastidio, molto. È il passivo, e io non ho mai subito queste sconfitte. In Serie A qualcosa l'ho sconfitta, e una volta quando giocavo un 7-0 dalla Juventus l'abbiamo presa col dell'Ascoli, però la reazione dopo l'abbiamo avuta. Io spero che i miei ragazzi capiscono che questa sconfitta ci deve servire, come diceva giustamente lei, che ci mette un po' coi piedi per terra pensando a un traguardo che è quello che ho sempre detto che era la salvezza. Sono arrivate anche un po' le tensioni dell'intensa giornata romana ieri della dirigenza sulla squadra o no? Ma non credo, noi dobbiamo pensare al campo. Io credo che la sconfitta non andiamo a cercare, è colpa nostra, è colpa mia in modo particolare, che sono io responsabile. Le passo lo studio, prego. Allora, mister, buonasera. Lei prima parlava di... Buonasera. Buonasera. Lei prima parlava di determinazione. In realtà io ho visto una squadra molto, molto stanca contro un Perugia che gioco forza, vuoi per le squalifiche, aveva cambiato qualcosa in difesa anche a centrocampo. Per cui, ecco, era un Perugia che sentiva meno, no? Questa sfida, sì, che c'è stata, insomma, 3 giorni fa rispetto all'Avellino, che mi è sembrato stanco. Se è da accordo. E poi seconda domanda, se l'ha sorpreso il Perugia, no? Estremamente offensivo. No, rispondo subito alla seconda, no, mi aspettavo che giocassero così, assolutamente. La stanchezza può darsi, Perugia ha avuto il modo di cambiare i suoi giocatori, ma loro giocano sempre in questa maniera, al di là dei 3 uomini dietro, dei 4. Forse noi abbiamo patito un attimino il loro palleggio, e sicuramente lo conoscevamo il palleggio loro, dovevamo avere un po' più di coraggio, di stare un po' più stretti e di lasciargli lo spazio a loro di poterla giocare la palla e poi ripartire. Loro hanno giocato come hanno giocato di solito noi stavamo chiusi e ripartivamo bene, loro hanno fatto questo, e ecco, il passivo è quello che mi dà molto fastidio, ma ci servirà da lezione, come dicevo prima, ecco. Sì, perché inizialmente, mister, l'Avellino si affidava molto a questi lanci lunghi, insomma, per Ardemagni, con in realtà la difesa del Perugia schierato. Bisognava forse utilizzare di più le fasce, allargare più sulle fasce, giusto? Può essere questo un po' il problema oppure no? Ma dovevamo giocare come sappiamo, palleggiavamo bene, dovevamo accompagnarle un po' tutta la squadra. È chiaro che abbiamo subito il primo gol, che potevamo evitarlo, perché quando marca da dietro a farlo girare, poi sono subentrate una serie di, forse psicologicamente abbiamo sofferto un po' più di loro sotto l'aspetto anche delle scelte fatte del Perugia in quella maniera, ecco. C'è il collega Remo. Buonasera mister.
Senta, mister, lei ha detto che deve analizzare e comprendere meglio quello che è successo. Io credo di poter dire che l'Avellino è una squadra che, se non mette il solito temperamento e la solita intensità, avrà sempre difficoltà. In questi 9 risultati utili consecutivi la squadra non ha mai mollata ed è sempre riuscita a ripartire. Oggi invece, caso strano, ha consentito troppe ripartenze o quantomeno facili ripartenze al Perugia. Come mai questa cosa, questo filtro non ha funzionato oggi secondo lei? Ma è quello che volevo io. Io dovevo giocare in quella maniera, abbiamo giocato tutto, poi siamo andati a prenderle avanti, io urlavo di fargli star bassi, perché la nostra forza è di aspettare e ripartire. E invece loro sono stati bravi, come diceva lei, e ci ha condizionato molto, ecco, le prime 2 reti ci ha condizionato e ci ha dato una grande bastonata. E lì poi coi cambi forse ho aperto un po' più la squadra. E abbiamo preso sti gol che potevamo fare anche almeno, insomma, ecco. Comunque l'analisi è quella corretta, giusta, che ha fatto lei. Le è piaciuto? Grazie Sonia, dobbiamo liberare il mister. Un attimo, solo sull'arbitraggio. No, non ha importanza l'arbitro. Ho perso 5-0, signora, mi scusi. Va bene, grazie. Va bene.